Una moneta virtuale, ideata nel 2008, lanciata ad inizio 2009, creata da un misterioso informatico con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, che viaggia in rete grazie a potenti server cinesi, consumando notevoli quantità di energia. Si chiama Bitcoin, la criptovaluta che non potrà mai superare, lo ricordiamo, il tetto dei 21 milioni di esemplari in circolazione, tanto che molte aziende la utilizzano nelle loro transazioni. Pagare una pizza o un taxi in Bitcoin non è così difficile, è sufficiente che la pizzeria o il tassista siano collegate ad una piattaforma di scambio ad hoc e che il cliente sia dotato di un portafoglio elettronico. Eppure i rischi ci sono, e come? Non esiste infatti un'autorità di vigilanza che controlla, secondo diversi osservatori, il pericolo di un'eventuale bolla dietro l'angolo. La stessa grande finanza si mantiene alla larga da uno strumento che si muove in un mercato ristretto, dai lati oscuri, come sottolineato dalla commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager. Da qui la necessità di monitorare il comportamento di risparmiatori ed investitori non professionali. Dal canto suo il presidente della Banca Centrale Europea ha pochi dubbi, per ora, afferma Mario Draghi, le criptovalute non sono abbastanza mature da richiedere regole. Il futuro numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, spiega che al momento le valute digitali non destabilizzano l'economia. Per il futuro, verrebbe da dire, si vedrà. Per il futuro si vedrà. Intanto il fenomeno Bitcoin appassiona anche i non esperti di finanza, macina record un giorno dopo l'altro, salvo piccole correzioni ogni tanto. Dobbiamo capire però di che cosa si tratta e poi un secondo step che proveremo a fare questa sera è capire appunto se, l'abbiamo letto anche nella breve del nostro servizio, un grande affare oppure una grande bolla. Lo faremo con tre ospiti che sono questa sera con noi: Ferdinando Ametrano, qui in studio con me, docente di Bitcoin e Blockchain Technology all'Università Bicocca di Milano. In collegamento da Londra vedo Edoardo Narduzzi, fondatore di RoboAdvisor Coin, uno degli autore di una delle prime ICO, Initial Coin Offering, quindi offerte di moneta virtuale in Italia, italiano anzi, perché in Italia non è ancora consentito. E poi da Venezia Robert Baron, presidente di Delta Edge, un veterano del Forex, del mercato delle valute. Allora, cominciamo innanzitutto dal capire di che cosa si tratta. Si parla molto di Bitcoin, si legge sui giornali, si ascolta in televisione, si legge soprattutto su internet e sui social network. C'è una febbre, vera e propria febbre, ogni rialzo se ne parla sempre di più delle quotazioni. Stiamo parlando di una valuta che ha macinato un rialzo di oltre il 1000% nel solo 2017, ma partiamo dalle basi. Che cos'è il Bitcoin e come funziona? Professore Ametrano. Per la prima volta in ambito digitale abbiamo un bene che è trasferibile ma non è duplicabile. Se ci pensiamo, non conosciamo null'altro che abbia queste caratteristiche. E siccome è scarso nella sua quantità, non può essere messo a piacere, non può essere duplicato, risulta ricordare e richiamare fortemente l'equivalente digitale dell'oro. Ebbene sì, se abbiamo per la prima volta nella storia un bene digitale scarso, trasferibile, non duplicabile, che è l'equivalente digitale dell'oro, allora forse siamo di fronte a qualcosa di nuovo e di dirompente. Se noi pensiamo a quale sia stato il ruolo dell'oro fisico nella storia della civilizzazione, della moneta e della finanza, il suo equivalente digitale potrebbe essere dirompente dal punto di vista di una civilizzazione digitale come la nostra e del futuro della moneta e della finanza. Come funziona? Funziona con l'idea di un registro pubblico di transazioni, la cosiddetta blockchain, che è visibile e ispezionabile a tutti. E sì, proprio perché per non rendere Bitcoin duplicabile o, tecnicamente parlando, spendibile due volte, cioè che io possa trasferirlo a Tizio e poi lo stesso Bitcoin possa trasferirlo a Caio, c'è un registro pubblico che certifica a chi appartiene Bitcoin, o meglio chi può spendere Bitcoin. Questo registro pubblico viene aggiornato dai nodi della rete Bitcoin in un processo che si chiama consenso decentralizzato, consenso distribuito, e che è anche questo un major breakthrough tecnologico, perché
Se l'informatica, la computer science, ci insegna che un network decentralizzato in cui anche solo uno dei nodi possa essere malevolo o malfunzionante non può raggiungere il consenso su nulla, bene, Satoshi Nakamoto invece risolve questo problema che tecnologicamente irrisolvibile, non sappiamo chi sia, ma risolve questo problema come? Con uno stratagemma della teoria dei giochi, inserendo cioè dei fortissimi incentivi economici affinché i nodi siano onesti. E questi incentivi economici sono sostenuti dall'emissione di nuovi bitcoin. I nodi della rete che validano le transazioni, che quindi aggiornano questo registro distribuito, vengono remunerati con l'emissione di nuovi bitcoin. Ecco che in bitcoin si incrociano degli ingredienti straordinari e diversissimi. Abbiamo teoria dei giochi, abbiamo teoria monetaria, abbiamo crittografia, abbiamo sistemi decentralizzati. Ed è per questo che molta gente fatica a comprendere Bitcoin, perché di solito lo si approccia da un angolo di visuale, da una competenza tecnico-scientifica e non si coglie l'insieme armonico di cose così differenti, così distanti e così anche bizzarre. Per certo, aspetti. Perché è un conto della finanza, è un conto essere anche esperti informatici e di tecnologia. Uno dei fenomeni appunto che sta portando il Bitcoin è anche la nascita di altre cosiddette criptovalute o valute virtuali o monete virtuali, e questo sta diventando anche un sistema per finanziare dei progetti che magari farebbero più fatica a trovare credito nel mercato tradizionale del credito. È così, Narduzzi? Sì, esattamente così, perché rispetto alla spiegazione molto valida che è stata data dall'ospite precedente, oltre al Bitcoin esiste nel mondo delle criptovalute un'altra dimensione che è quella dello smart contract, che è, diciamo, integrato, è stato abilitato, è stato reso disponibile da un'altra criptovaluta che si chiama Ethereum. E lo smart contract, di fatto, sempre con una logica molto tecnologica, consente una forma di crowdfunding digitale estremamente flessibile ed estremamente poco costosa, tra l'altro consente di farlo su scala planetaria di fatto, come di fatto pubblicando quello che viene chiamato white paper, cioè il programma del progetto tecnologico che l'azienda vuole portare avanti, che la startup vuole portare avanti, scrivendo, diciamo, una stringa di blockchain compatibile con quella del contesto della piattaforma Ethereum, delle regole della piattaforma Ethereum, e offrendo in sottoscrizione questo token di nuova emissione a chiunque sia interessato a partecipare al finanziamento di questo nuovo progetto tecnologico. Perché le persone partecipano sottoscrivendo token, quindi danno Ethereum che possiedono, altre criptovalute che consegnano Ethereum o Bitcoin per ricevere questi token? Lo fanno perché presumono che tra qualche anno quel progetto tecnologico basato sulla blockchain e quindi sulla tecnologia decentralizzata e sulla logica dello smart contract possa diventare una tecnologia adottata su scala più ampia o su larga scala, e quindi possa diventare una piattaforma tecnologica all'interno della blockchain che può anche valere molti centinaia di milioni di dollari o magari diventare anche un unicorno. Perché? Per capire bene questa dimensione di smart contract, io la chiamo come la dimensione post-web, cioè si sta creando un ecosistema applicativo e tecnologico che aggiunge un middleware, uno strato rispetto al web e all'internet che abbiamo conosciuto finora, che consentirà, come è stato spiegato prima, di utilizzare questi registri pubblici certificati e resi sicuri dalla decentralizzazione e dalla validazione decentralizzata delle transazioni, non soltanto per scambiare moneta come nel caso Bitcoin, ma per certificare e scambiare qualsiasi tipo di dati. E siccome viviamo in una società che è un'economia che è big data centrica, è chiaro che c'è una crescente scommessa su queste piattaforme blockchain centriche e decentralizzate che potranno nei prossimi anni
dar vita a delle nuove realtà tecnologiche. Insomma, oggi nel mondo delle criptovalute e degli smart contract stiamo assistendo a quello che nella seconda metà degli anni 90, quando è uscito il browser, si è formato con le Yahoo, con le Amazon, con le Google. Ci saranno tra 5-10 anni, probabilmente anche prima, perché è tutto accelerato oggi nell'adozione delle tecnologie, nuovi colossi tecnologici probabilmente che emergeranno da questo mondo di smart contract. Poi peraltro ci sono anche alcuni stati, penso al Venezuela, a Maduro, che magari hanno fatica a tirare avanti, perché il Venezuela di fatto è in bancarotta, e si inventano monete virtuali come il Pedro per provare ad aggirare l'ostacolo. Vedo che c'era il professor Ametrano che fremeva, voleva intervenire. Ma allora, perché voglio dare la parola le ICO a sono le ICO sono straordinariamente promettenti perché permetterebbero di disintermediare i venture capital, ma non sarei ottimista come Narduzzi. Finora ne abbiamo visto un utilizzo abbastanza spregiudicato di quelle che sono sostanzialmente delle frodi più o meno consapevoli, cioè sostanzialmente si emettono dei token a vantaggio degli investitori, questi investitori non hanno alcuna garanzia, alcun diritto di rivalsa sugli utili e sono semplicemente allettati appunto dalle similitudini con Bitcoin, investendo in qualcosa che si illude, non cosa c'è dietro. Ma tendenzialmente contrattualmente non c'è nulla, è questo il punto. Beh, magari se c'è un buon progetto che poi avrà un buono sviluppo, magari ci sarà un guadagno. Il token però non garantisce alcuna rivalsa, è il tipico caso in cui se anche il progetto fallisce l'imprenditore i soldi se li porta a casa e gli investitori sono danneggiati, che non risponde alle pratiche con cui il mercato di solito si muove. E qui è proprio uno dei punti in cui speravamo di arrivare nella discussione, perché insomma fin qui se no sembrava tutto bello, tutto futuribile ma anche già presente, però c'è un però, e il primo è che dietro Bitcoin da un lato può essere un bene, dall'altro magari no, non ci sono autorità di controllo, non ci sono gli stati e qualcuno dice meno male, c'è tutto l'impianto anche sottostante di garanzie che le monete, le valute hanno avuto negli anni. Robert Barron, è così? Ma le cose si stanno lentamente modificando, sul fronte americano è di recente l'istituzione di una possibilità di fare del trading con dei future direttamente sul Bitcoin. Tra qualche giorno sulla borsa di Chicago. Sì, l'autorità di controllo, la CFTC, anche attraverso l'NFE, ha diramato un comunicato lo scorso primo di dicembre con cui ha autorizzato praticamente a iniziare questo tipo di attività sia sul CME, che inizierà il 18 di dicembre, sia sul CBOE, che è un po' in concorrenza col CME, che inizierà lunedì 10, e sia anche sul Cantor Exchange per le opzioni. Però ci sono una serie di avvisi anche assai importanti sulle problematiche e sulle preoccupazioni che le stesse autorità hanno posto in essere, cercando di sottolineare che gli investitori devono stare molto attenti, devono fare una vera due diligence in profondità su chi propone questo tipo di investimenti, chi è il soggetto, come vengono proposti, con che tipo di avvisaglie, con che tipo di prospettive, e soprattutto stare molto attenti perché la volatilità dei prezzi sul sottostante, che è un mercato ancora molto grigio ed è un mercato di scambi con un denaro offerta molto molto diverso, è una volatilità impressionante, e questa può portare, visto che si opera con dei future e quindi si opera con dei contratti a margine, può portare non solo a detenere una posizione con un piccolo importo anche per un lungo periodo, ma portare anche alla perdita completa del proprio capitale e addirittura anche di più, visto la difficoltà di poter su dei contratti di questo tipo andare a chiudere direttamente le posizioni di investimento. Bisogna anche ricordare tra l'altro che nelle ultime ore la Futures Industry Association, che raccoglie i principali grandi broker, Goldman Sachs, JP Morgan Chase e Citigroup, ha messo in guardia le stesse autorità di controllo dicendo che il sistema non è preparato a affrontare nell'immediato il lancio di questo tipo di contratti. Ma cosa cambia con le valute, e poi soprattutto il Bitcoin e le criptovalute assomigliano più alle monete o alle commodity?
Ma io direi che per come siamo abituati noi, per la cultura che abbiamo avuto, la criptovaluta o il bitcoin di per sé stesso assomiglia più ad una sensazione di commodity, di un bene comune, limitato ma un bene comune. Per parlare di valuta si è sempre identificato un paese con una bandiera, con un governo politico, con delle azioni di responsabilità, con degli impegni anche economici di riferimento, e qui non ce ne sono come riferimento vero e proprio. Si è sempre agganciato un riferimento all'oro nel passato, non più adesso, e soprattutto la vera domanda è se sì, c'è stato un processo tecnologico che ha comportato questa affermazione del Bitcoin negli ultimi anni, c'è stata anche una corresponsabilità e anche un fattore che le stesse autorità stanno osservando nel fatto che la mancanza di rendimento sugli investimenti monetari cosiddetti, quindi la mancanza dei tassi di interesse e del valore sul tasso da circa un decennio, ha portato al fatto che si possono sviluppare forme alternative di investimento o soprattutto di speculazione, tra cui anche il cosiddetto Bitcoin. Per cui è assolutamente difficile definire, secondo me, il Bitcoin come una valuta, criptovaluta, è più a metà strada tra una commodity e ciò che nel passato noi abbiamo identificato come un bene di scambio o un valore di scambio che può essere dal baratto alla valuta stessa. Poi, tra l'altro, abbiamo assistito a grandissimi rialzi, appunto, del valore, quello della Coca-Cola, poi di altre grandi aziende ancora, grandi aziende, grandi banche ancora. C'è chi parla anche con una qualche preoccupazione, guardando anche i grafici rispetto alle bolle del passato, penso alla bolla di internet di inizio anni 2000, dicendo ma presto o tardi il castello verrà giù. Qualcuno ha citato la bolla dei tulipani, qualcun altro, addirittura Davide Serra di Algebris, ha parlato di uno schema Ponzi con dietro il riciclaggio. Narduzzi, allora, che cosa, lei sicuramente è favorevole alle criptovalute, che cosa risponde? No, non si tratta di essere favorevoli o contrari. Parlare di schema Ponzi è semplicemente sbagliato, perché lo schema Ponzi presume un regista, come è stato ad esempio nel caso delle banche venete, che facevano dei prestiti cosiddetti baciati senza che ci fosse capitale. Quello è uno schema Ponzi, nel senso c'è qualcuno che scientemente truffa gli altri. Nel caso del Bitcoin non è uno schema Ponzi, è un qualcosa che è a metà tra una commodity e un investimento alternativo, che l'investimento alternativo potrebbe essere l'oro, i diamanti, possiamo discutere per ore, che ha un suo valore e una sua certezza certificata. Il suo valore è dato puramente dalla domanda e dall'offerta. L'offerta è cappata, perché sappiamo che potrà arrivare fino a un certo numero e poi si ferma. La domanda è crescente. Perché cresce la domanda? La domanda cresce ovviamente per una serie di ragioni diverse. Una parte della domanda può anche essere legata a soggetti che lavorano nell'economia non regolare o addirittura nell'economia illegale, che hanno convenienza a nascondersi o a trasferire moneta legale utilizzando transazioni tramite criptovalute. Non è facilissimo, però sicuramente è più facile che tramite altri scambi. Ma c'è anche una domanda di riserva di valore, di trasferimento di valore nel tempo. È stato fatto recentemente un'inchiesta tra alcune migliaia di detentori di Bitcoin negli Stati Uniti. È uscito fuori, è emerso che il prezzo al quale mediamente sarebbero disponibili a vendere è poco sotto i $400,000. Allora, insomma, vedremo se ci arriveremo. Purtroppo il tempo a disposizione è esaurito. Vedremo se arriveremo a $400,000 o se prima succederà qualcosa che farà stornare il fenomeno Bitcoin. Io ringrazio intanto Edoardo Narduzzi da Londra, appunto, mi scuso per averlo un po' bruscamente interrotto, ringrazio il professor Ferdinando Ametrano dell'Università Bicocca, docente di Bitcoin qui in studio con me, ringrazio Robert Baron, presidente di Delta Edge in diretta da Venezia, e auguro a tutti una buona serata.